L'ultimo medaglione che dobbiamo occhieggiare è l'episodio di Babele. Naturalmente, se io prendessi il microfono e facessi una piccola indagine chiedendo che significato ha l'episodio della Torre di Babele, puntualmente riceverei più o meno questa risposta. È l'episodio che indica l'inizio della varietà delle lingue. Prima parlavano tutti quanti sumerico e da quel momento lì uno parlava francese, l'altro tedesco, l'altro spagnolo, inglese, eccetera. Vero? Io piango. L'episodio di Babele si trova al capitolo 11 della Genesi. Adesso abbiate la bontà di leggere tre frasi del capitolo decimo, cioè quello precedente. Andate alla linea 71. Da costoro derivarono le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuna secondo. Cucù. Secondo le loro famiglie nelle rispettive nazioni. Linea 73. Questi furono i figli di Cam, secondo le loro famiglie e... Ma guarda, nei loro territori, nelle rispettive nazioni. Linea 75. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie e le loro lingue. Dunque, prima di Babele c'era già la confusione delle lingue. Sì o sì? E allora la vostra interpretazione è sbagliata. E se voi fate il corso di ermeneutica della scienza dell'interpretazione con me, vi boccio. Siccome invece siamo un club di amici, facciamo una risata insieme e buonanotte. Allora, siamo alla linea 78. Non leggiamo tutto l'episodio perché è di una noia mortale. Leggiamo quello che ci interessa. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Traduzione letterale dell'ebraico: labbro uno e parole une. Come si faccia a fare il plurale di uno, solo Dio lo sa. Ma l'ebraico lo fa. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar. Sinar sarebbe la Mesopotamia. Questo era il nome molto molto antico della Mesopotamia, Sinar. E vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Questa semplice frase è preziosissima per dire che cosa? Che il mito della Torre di Babele non appartiene alla cultura di chi sta scrivendo. Perché chi sta scrivendo appartiene ad una cultura dove si adoperava la pietra e la malta per costruire le case. E sta riportando un mito che appartiene ad un'altra cultura dove le case si costruiscono con il mattone e con il bitume. Ci siete? È scritto lì, eh? E quindi è un mito importato, non è un mito creato dalla cultura ebraica. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Due cose ci interessano in maniera particolare. Linea 82, facciamoci un nome. L'autore, che detto tra di noi è figo, mette nel capitolo 11 l'episodio di Babele e nel 12 presenta Abramo.
Abramo è colui che riceve il nome da Dio. Non è Abramo che si dà il nome, perché ricorderete, ormai questo lo sappiamo, in Oriente imporre il nome a qualcuno significava avere autorità su qualcuno. Nel capitolo secondo della Genesi l'uomo impone il nome a tutti gli animali, ma tra di essi non trovò l'aiuto che gli corrispondesse. E allora Dio costruisce la donna. Alla donna l'uomo non impone il nome. Essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa, la si chiamerà donna, non io la chiamo. Dopo il capitolo terzo, Adamo chiamò sua moglie Eva. Il giochetto è finissimo. Qui, se notate, questi signori non dicono Dio ci dia un nome, no, noi ci facciamo un nome. È un altro modo per ripetere il mito di Adamo, Eva e il serpente. Io sono Dio di me stesso. Io sono padrone di me stesso. Questo vuol dire facciamoci un nome. Quindi il mito della Torre di Babele è questo. Però Don Renato c'è la confusione delle lingue. Mo' ve lo spiego. La confusione delle lingue c'era già prima. Allora l'espressione che voi trovate alla linea 78 ha un altro significato. Avere un'unica lingua e uniche parole è un'espressione che si trova già abbondantemente nelle lingue cuneiformi. L'impero mesopotamico, perché non si può chiamare regno, l'impero mesopotamico esercitava il potere su popolazioni diverse con lingue diverse. Però tutta questa gente, con culture e lingue diverse, diceva abbiamo un'unica lingua e abbiamo uniche parole. Falso. Parlavano tutti lingue diverse. Però nelle iscrizioni, scritte in varie lingue, dicevano noi apparteniamo, che so io, a Ninive e abbiamo un'unica lingua e uniche parole. Avevano le stesse leggi. Avere un'unica lingua e uniche parole vuol dire che le popolazioni, pur avendo culture diverse e lingue diverse, obbedivano tutte ad un unico codice di leggi emanate dall'imperatore di Ninive. Quindi significa avere gli stessi valori. Rubare è un reato sia al nord nel Kurdistan, sia giù al sud nel Golfo Persico. Rubare è un reato sia in riva al Tigri, sia in riva all'Eufrate. Unica lingua, uniche parole. Vuol dire stesse leggi, stessi valori. Adesso capite perché questi signori si disperdono, perché non hanno più un'unica lingua e uniche parole, in quanto ognuno si fa il nome, cioè diventa Dio di se stesso, padrone di sé, fa quello che vuole. Non ci sono più valori condivisi. Noi abbiamo chiuso velocemente, forse troppo, perché meritava molto di più, abbiamo chiuso le quattro pennellate che dovevamo fare sul regno dell'uomo.
Nel Padre nostro noi invece chiediamo venga il regno di te, tuo, non dell'uomo. E quindi fondamentalmente chiediamo che questo stato di cose non ci sia più. Quindi la pars destruens, questa domanda venga il tuo regno, boccia qualche cosa e promuove qualche cosa d'altro. Abbiamo visto che cosa boccia. Adesso vediamo brevemente che cosa promuove. Siamo alla scheda numero 3 e abbiamo un bel pezzettino di greco alla linea 88. Io capisco che per voi vecchi, nel senso di frequentatori di lungo tempo di queste domeniche, le cose funzionano, ma c'è qualche persona nuova che è scandalizzata. Me l'ha detto prima. Non è colpa mia, perché il mestiere del biblista è quello di far parlare i testi, niente altro. Se vi va bene sono contento, se non vi va bene non posso cambiare i testi. Linea 90. Gesù diceva. In greco, kai legon, dicente, è un participio. Vuol dire che qui noi abbiamo una consuetudine, cioè Gesù era solito dire. In greco, dicente, in italiano la traduzione diceva, non rende giustizia, ma non importa. Dunque, che cosa diceva? Il tempo è compiuto. Il regno di Dio, traduzione italiana, è vicino. Sbagliato. Sbagliato perché alla linea 88 la quintultima parola è engiken. Ed engiken è un perfetto. Sì? È qualche cosa che è accaduto e permane. Si è fatto vicino. Metanoeite, cambiate modo di pensare. E credete a chi, boh, solo Dio lo sa, en to evangelio, non significa nel Vangelo, ma significa per mezzo del Vangelo. Il Vangelo è uno strumento, non è il nostro destinatario di credere. Il destinatario della nostra fede non è il Vangelo. Il Vangelo è uno strumento per credere, è un'altra cosa. È scritto lì, basta saper leggere. Questo non è un en locale, è un en strumentale. Va bene. Stiamo dentro al testo, non usciamo fuori per il momento. La prima espressione, linea 88, primo 1, 2, 3, 4, 5, la sesta parola, riuscite a leggerla? Kairos. Kairos è un momento particolare dentro al Cronos. Cronos è il tempo che noi viviamo. In questo tempo succede qualcosa di particolare, dove il trascendente tocca lo storico. Quel momento viene chiamato Kairos. E Gesù dice: si è compiuto il Kairos, cioè questo momento particolare è diventato concreto.
regno di Dio si è fatto vicino. Il regno di Dio non appartiene a questo mondo, ma si è fatto vicino a questo mondo. Per capire il regno di Dio dovete cambiare modo di leggere la realtà, allora lo capite. Quel metanoeite non vuol dire diventate più buoni. Vuol dire mettete un paio di occhiali giusti per cogliere nella storia ciò che non appartiene alla storia. Il regno di Dio non appartiene alla storia, non è un prodotto nostro. E allora per capirne la presenza o cambiate modo di leggere la realtà o se no non riuscirete a coglierlo. Io mi sono divertito un mondo a leggere qualche cosa di quel grossissimo, di quei grossissimi, perché sono più di uno, registri, dove gli scienziati a Lourdes constatano le guarigioni. Lo scienziato non parla mai di miracolo, e giustamente. Lo scienziato dice è avvenuto questo e non sappiamo spiegarcelo, punto, chiuso. E allora c'è uno specialista di oftalmologia che dice fino ad oggi sapevamo che senza retina non si può vedere, da oggi in avanti bisogna ammettere che c'è un'eccezione, c'è qualcuno che vede senza retina. Non appartiene alla storia, è presente nella storia il fatto. Dunque, per cogliere questa presenza del regno nella storia, o uno cambia occhiali o non lo vede. Che uno veda senza retina si chiama miracolo. Ma se ti manca questa parola, non sai cogliere ciò che è avvenuto, semplicemente registri, ma non classifichi. Quando tu hai un sintomo, registri il sintomo, ma è il medico che ti classifica quel sintomo. Capite la differenza? Dottore, ho dolore qui. Vai dal medico e ti dice, si chiama artrosi. Tu registri e l'altro classifica. Noi registriamo nella storia tante cose. Bisogna avere una mentalità particolare per saperle poi classificare queste cose. Quindi quel metanoeite non significa siate più buoni, significa aprite gli schemi mentali. Imparate a leggere ciò che vivete. Non lasciatevi vivere, ma siate protagonisti di ciò che vivete. Questo vuol dire metanoeite. Noi invece lo prendiamo sempre, e questo è un difetto dei cristiani, noi prendiamo sempre le cose per il loro aspetto moralistico. Nessuno dice che è sbagliato. Ma non è il significato primario. Cambiate testa per saper cogliere questo regno di Dio che si è fatto vicino e per di più, per capire questo regno che si è fatto vicino, imparate a credere per mezzo del Vangelo. Andate alla linea 89, qual è la terza parola? Pistewete, pistis, fede, bene. Adesso proviamo a capire che cosa significa questo credere e nei confronti di chi, perché ci manca il destinatario. Nel versetto di Marco, capitolo primo, versetto 15, non c'è il destinatario. A chi devo credere? Non è scritto.
diventa molto più esplicito Giovanni capitolo 14 versetto 1. Linea 97 testo italiano, linea 96 testo greco. Non sia turbato il vostro cuore, la paura è di tutti. Quindi nessun problema se abbiamo delle paure. L'importante è tenerle sotto controllo. E Gesù dice, per tenere sotto controllo certe paure, abbiate fede in Dio. Guardate la costruzione greca che si trova esattamente sopra. Pistewete eis ton theon. E abbiate fede anche in me. Quel anche lo mandate in pensione perché in greco non c'è. Eis e me pistewete. C'è una bellissima costruzione in parallelismo sinonimico chiasmatico. A, B, B, A. Credete in Dio, in me credete. Questo è un capolavoro. Perché cosa sta dicendo? Chiaro il concetto. Io sono Dio. Invece di dirlo in maniera così plateale, Gesù fa questo gioco. Credete in Dio e in me credete. Quello che a me interessa farvi notare è una cosa che i vecchi conoscono, i giovani no. È quel eis, più l'accusativo. La fede è un qualche cosa di dinamico, è un cammino. È un progressivamente avvicinarsi. Io scelgo di giocare la mia vita, di impostare la mia vita sul modello di Cristo. Quindi per me credere è progressivamente capirlo e imitarlo. Per questo c'è credere verso di Lui in una forma dinamica, non è credere in qualcosa. Non è credere in una verità, ma è credere che la propria vita si realizza se io seguo le sue orme, che sono le orme di Dio. Mi capite? E allora cominciamo a comprendere che siamo nella fase opposta al regno dell'uomo, dove l'uomo dice «Io sono Dio di me stesso». Qui invece noi seguiamo le orme di qualcun altro e quindi riconosciamo che c'è qualcun altro che ci fa da guida. E seguire le orme significa imitarlo, cioè incarnarlo in ciascuno di noi per quello che ci è possibile. Noi siamo persone limitate, tutti, nessuno escluso. E nonostante i nostri limiti, qualche cosa di Lui possiamo introiettare dentro di noi. Questo è pisteuo eis auton, credo verso di Lui, credo in Lui. Questi due elementi, cambiare testa e credere in Lui, non sono l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è sperimentare il regno che si è fatto vicino. Quindi io credo in questo modo in Gesù Cristo per sperimentare il regno già da adesso. Questa realtà, questo progetto e questa attuazione del progetto che Dio ha perché io mi realizzi.